torno in una città che mi ha accolto tanti anni fa, io ho fatto 15 anni il funzionario in questo comando, sono cresciuto professionalmente fra queste mura e lavorando con queste persone, quindi per me è una grande emozione e un grande onore poterli rappresentare. Io ero uno dei fondatori di questi gruppi, quindi abbiamo scritto secondo me pagine molto importanti della storia dei Vigili del Fuoco col comando di Catanzaro, mi riprometto di poter fare ancora qualcosa di buono per questo comando, per questa città, per questo territorio che ovviamente se lo merita. E poi io sono comunque riconoscente a questa gente, a queste persone, quindi è anche un debito di riconoscenza oltre che un grande piacere e un grande onore essere il loro comandante. Beh, io ricordo perfettamente le battaglie di alcuni anni fa che sicuramente si saranno ripetute in questi ultimi anni. Io manco da Catanzaro da 10 anni. Il saluto è: ci metteremo tutta l'energia, tutto l'impegno possibile a che possiamo garantire al meglio la sicurezza di questo territorio. Non mancherà assolutamente l'impegno e speriamo insomma di poterlo fare al meglio e bene, con l'intento ovviamente di migliorare sempre la nostra capacità di servizio verso il cittadino e di sicurezza verso la collettività. Allora, è stata un'esperienza molto, molto importante dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale. E durante questo periodo, questo anno e mezzo, si sono verificati eventi molto importanti, eventi eccezionali, di difficile, di complessa gestione. A partire dalla pandemia, l'emergenza Covid, che è scoppiata proprio in concomitanza del mio insediamento, e poi in conclusione l'emergenza EB, che purtroppo ha flagellato la provincia di Catanzaro e più in generale l'intera regione. Il bilancio di questa gestione è abbastanza soddisfacente perché sono stati raggiunti importanti obiettivi per quanto riguarda il miglioramento organizzativo del comando, e se questo è avvenuto si è reso possibile grazie alla collaborazione preziosa di tutto il personale del comando di Catanzaro, a partire dal personale operativo che ha garantito l'attività di soccorso a tutela della collettività, e il personale funzionario tecnico e amministrativo che ha permesso di portare avanti la complessa gestione del comando.